contro Brasile. Un'amichevole memorabile che andò in scena nella primavera del 1978. La nazionale verde-oro era in tournée in Europa in vista dei mondiali di Argentina e l'Inter, con una spesa di 100 milioni di lire, riuscì ad organizzare questa partita per festeggiare i 70 anni della società nerazzurra. Lo stadio di San Siro si riempì. Arrivarono tifosi anche dall'estero per vedere all'opera le stelle brasiliane capitanate da Zico e Rivelino. Nonostante il tutto esaurito, l'Inter non autorizzò la Rai a trasmettere la partita, nemmeno in differita. Solo nella rubrica Eurogol fu possibile vedere i gol e le azioni principali di questo prestigioso match. Ecco le immagini della partita con il commento di Giorgio Martino e un servizio realizzato da Beppe Viola sulla visita dei Verde-Oro in Italia. Era il 13 aprile del 1978. Alle nostre spalle c'è ormai il simbolo che sta già diventando familiare a tutti, è quello dell'Argentina. Da Eurogol passiamo a Mondial Gol e ci proiettiamo già in quello che sarà il prossimo mese di giugno. Questa sera allo Stadio San Siro di Milano si è disputato un interessante amichevole. Era interessante sulla carta, poi non lo è stato molto dal punto di vista del gioco, perché non è stata francamente una bella partita fra l'Inter e il Brasile. Il Brasile ha vinto per 2-0, un gol per tempo. Nel finale c'è stata una grande girandola di sostituzioni, la partita è scaduta, gli ultimi 15-20 minuti sono stati francamente molto brutti, molto lenti, molto noiosi. Se sono pronte le immagini possiamo farle partire per vedere alcuni momenti della partita. Il Brasile gioca in maglia gialla, l'Inter nella tradizionale casacca nero-azzurra. Nel primo tempo c'è stato qualche sprazzo di bel gioco, soprattutto quando le squadre sono rimaste a ranghi compatti. Nel Brasile Rivellino e Zico qualche volta hanno fatto vedere qualche bel numero, ma non troppi, non eccessivamente. Qui vediamo proprio Rivellino in azione, l'uscita di Bordon. Nel finale Berselini ha fatto entrare anche Cipollini. 6 sostituzioni nell'Inter, 5-6 anche nel Brasile. Il finale è stato francamente da dimenticare. C'era moltissima gente, forse nel ricordo di 20 anni fa, quando il Brasile, prima del... Ecco una... azione di Núñez, il centravanti numero 20, aveva fallito Canuti. Dicevo, 20 anni fa il Brasile venne a giocare a San Siro e anche a Firenze, vinse per 4-0 sia con l'Inter che con la Fiorentina, preparando la trasferta del Mondiale di Svezia che poi vinse. Un intervento di Bordon, ma sulla sua corta respinta, sul gran tiro di Zico, c'è stato poi il pronto, rapido inserimento di Núñez, il centravanti che sostituisce Reinaldo in questa trasferta europea. Reinaldo è fuori forma, il numero 9 titolare, e Núñez sta giocando molto bene. Núñez ha segnato anche il gol con cui il Brasile ha vinto ad Amburgo contro la squadra campione del mondo della Germania occidentale. Rivediamo il fortissimo tiro dal limite di Zico, molto hanno provato i tiri da fuori area i brasiliani. Bordon respinge il tiro di Zico, non lo trattiene perché è fortissimo, entra con ottimo anticipo e scatto Núñez e batte Bordon. 1-0 al termine del primo tempo. Queste immagini già si riferiscono alla seconda parte della gara, ci sono già alcune sostituzioni, nell'Inter è entrato anche Muraro fra l'altro al posto di Altobelli, poi vi ho detto sono stati sostituiti 6 giocatori, ma qui siamo proprio nei minuti iniziali. E il Brasile va al raddoppio con questo gran gol di Dirceu, avete visto, ha tirato da una quarantina di metri. Bordon proprio non si aspettava assolutamente il tiro, stava guardando la situazione, forse cercando di intuire dove Dirceu avrebbe appoggiato la palla. Rivediamola nel momento rallentato, si vede meglio la grande sorpresa che fa Dirceu, che avanza, i giocatori sono fermi, tira da lontanissimo, saranno almeno 40 metri dalla porta di Bordon, che non si aspetta minimamente il tiro e in pratica si accorge del gol quando la palla è già dentro. Questo è il raddoppio. Ora vediamo ancora un'altra azione di questa partita, ma da questo punto già la gara ha perso di tono notevolmente e qui Núñez non riesce a raggiungere sulla traiettoria. Definire il Brasile una squadra di calcio è quasi irriverente. Sarebbe come definire Chaplin un attore o Picasso un pittore. Chaplin è Chaplin, Picasso è Picasso, il Brasile, scusate, è il Brasile. E per chi ama il calcio costituisce sempre una tentazione irresistibile.
Ieri sera infatti una folla immensa, un incasso che ha fatto rientrare certamente l'Inter dai 70 milioni sborsati, vitto e alloggio compreso, per festeggiare i 70 anni di vita. Un milione all'anno e la storia della società milanese è belle che raccontata. Fraizzoli, il boss, si è un po' lamentato avendo scoperto tra gli 80.000 presenti qualche portoghese e dimenticando che in fondo il Brasile è una ex colonia. Ma lasciamo perdere il commenda e parliamo di loro. Sono venuti molti, moltissimi, perché laggiù a casa aspettano notizie via radio, via satellite, notizie insomma. Maria pelo time do Brasil, Zé Maria para Gil, que recuado busca jogo no campo de defesa, Gil sai jogando lateralmente para Zé Maria pelo meio para Torinho Cerezo domina, se manda, vai embora, faz a falta no primeiro, leva a marcação do seu adversário, pisa na bola, faz o break, sai pro meio, Zico vai para meia direita, Nunes pede no comando, Torinho Cerezo conduz, abre agora para meia esquerda, vai Dirceu, faz o domínio, tentou partir para cima do primeiro, bateu, fintou, limpou, ajeitou, bateu para fora pela linha de fundo, passando a direita de Bordão, é tiro de... Eccola qua quindi un'idea di cosa sia la nazionale per i brasiliani. Una sessantina di radiotelecronisti. Giornalisti un centinaio, giocatori oltre 20, tecnici e massaggiatori più o meno in proporzione. Insomma, un bastimento carico di gente che vive per il pallone e che intorno ad esso costruisce da anni le sue leggende popolari, i suoi miti, forse una necessità per dimenticare lo squallore di una povertà antica o il volto di un colonnello non molto simpatico. Domina o time do Brasil, saindo da defesa para buscar o campo de ataque com bola tocada para Rodrigues Neto, vai para a ponta esquerda, tenta sair jogando pelo meio com a colocação de Dirceu acelerada. Per noi ieri invece la possibilità di scordare i rimpianti di Bruges e le ansie di un CT dal volto umano. Inutile pretendere altro, la partita era finta, ma lo spettacolo per intellettuali del calcio. Era indispensabile scoprire con occhi competenti le finezze del palleggio, l'eleganza del dribbling, il tocco vellutato dei nostri ospiti. E questi non hanno deluso, fornendo sprazzi preziosi di quello che viene definito football bailado. Intendiamoci, per i giocatori brasiliani la tournée europea rappresenta un impegno serio. Qui infatti è in atto la selezione per formare la lista dei 22 da impiegare in Argentina. Ogni volta che toccano la palla ci sono tecnici e critici pronti a giudicare, magari litigando tra loro perché i clan, le rivalità tra Carioca e Paulisti, sono sempre tradotte in asfissianti polemiche. Il commissario tecnico Coutinho, ex capitano di polizia, è sempre sull'orlo del burrone. Sembra comunque che abbia rinforzato la propria posizione in panchina con amicizie importanti. Ma di gol hanno pure bisogno per far dire al mondo che il Brasile è sempre il Brasile. Camisa 20, a marca do artilheiro, o Sergipão do futebol de Pernambuco. Zico dominou, limpou, bateu, grande defesa de Bordão. O rebote sobrou, pererecando na boca do gol. A bola ficou pedindo, me chuta, me chuta, me chuta, no instinto, enchendo o pé, batendo firme pro fundo do gol da Inter. Na marca de 24 minutos, primeiro tempo de jogo no estádio San Siro, Nunes. Nunes, Nunes, camisa número 20, Brasil 1, Inter 0, tá lá, Bordão! L'Inter nel campionato di Serie A 77-78 si classificherà quinta, in compenso riuscirà a vincere la Coppa Italia. Il Brasile ai Mondiali di Argentina dovrà accontentarsi del terzo posto, battendo 2-1 l'Italia nella finale di consolazione. La nazionale verde-oro fu costretta ad attendere sino al 1994 per conquistare, proprio contro l'Italia, il quarto mondiale. Una partita che finì ai rigori e che tutti ricordano per gli errori dal dischetto di Franco Baresi e Roberto Baggio.